Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Stronghold Definitive Edition. Ovviamente stiamo parlando di Stronghold 1 rimasterizzato con una grafica, diciamo, migliore. Mi fa presagire che usciranno anche quelli dopo, il 2 e il 3. Ed è un gioco che costa meno di 15 euro su Steam. La grafica è stata rimasterizzata, come potrete andare a vedere nella pagina delle immagini, appunto, su Steam. C'è una comparativa. La grafica è decisamente migliorata. Il gioco è multiplayer, ci consente di giocare con un editor di mappe, quindi creare la nostra mappa, ma possiamo anche giocare con due modalità: la combattimento, quindi abbiamo la campagna principale, che sono 21 missioni con la possibilità di imparare il gioco, una campagna della gemma dedicata ai veterani, gli assedi, le invasioni e poi il sentiero dei castelli, che onestamente non so cosa sia. La economica invece sono altri tipi di campagne. Qua non potremo vederle tutte, inizieremo con la campagna principale. Siamo nell'Inghilterra medievale, in questo caso però ci vediamo in Sardegna. Comunque, raccogliere i cocci, quindi si va avanti. Il gioco è doppiato in italiano, da quello che ho visto, almeno nella schermata principale. Poi magari, però in teoria... No, è doppiato in italiano. Cominciarono a circolare voci di un complotto per puntare al trono. Quando si seppe che il re era stato catturato, la nazione venne invasa. Diversi nobili, tra i quali tuo padre, si adoperarono per porre fine alle ostilità, ma furono massacrati da una banda di ignoti masnadieri mentre si recavano al luogo del negoziato. Esausto e ferito, sei stato costretto a cercare rifugio in una remota penisola, dove si trova un piccolo gruppo di soldati a te fedeli. Anche se il regno è ormai perduto, forse potrai riuscire a vendicare la morte di tuo padre. Raccogliere i cocci, prima missione. La vedremo. Io dico, muoviamoci adesso e colpiamo finché il ferro è caldo. No. Il gioco, tra l'altro, vi permette di scegliere il sistema di controllo. Cioè, se scegliere il sistema classico, quello del primo capitolo, quando uscì, oppure tasti moderni, quindi non più il movimento col tasto sinistro, ma la selezione col tasto sinistro e il movimento col tasto destro del mouse, cosa che io ho scelto. Ma infine, Lord Woolsack si rivolse direttamente a te. Sir Longarm mi ha detto che conosceva bene tuo padre, ed è per questo che voglio concederti un'occasione. È arrivato il momento di mostrare le tue qualità di comandante. Bene. Clicca per continuare. Perfetto, dobbiamo accumulare merci, canne e legname. Obiettivi sono questi. I consigli. Comincia a costruire un paio di capanne taglialegna, quindi realizza due capanne. È una strategia in tempo reale, insomma. Il tutorial è questo. Vedete che gli edifici, se andate a vedere, come vi dicevo sulla pagina Steam, sono molto più pixelosi nella versione base, invece sono stati rimasterizzati Va bene, questa è la mappa di gioco. Ovviamente è un gioco old style, quindi con cui ruotiamo la mappa, ma non è una rotazione graduata, ma è una rotazione proprio di 90 gradi. Comunque, iniziamo a mettere il palazzo sassone. Ovviamente questo è un gioco, lo definisco vintage, cioè magari per tanti giocatori moderni non va bene, però ecco, la definizione è buona, assolutamente buona. Dobbiamo fare il granaio, quindi abbiamo il cibo, qua cliccando sopra non c'è niente, quindi mettiamo il granaio. Mettiamo qua. E poi possiamo fare il magazzino, che lo mettiamo qua. Deve trovarsi vicino al magazzino. Qua. Si può estendere il magazzino già esistente, ok. Questo è produce del legno. E devo produrre qua, vicino alla foresta, immagino. Va bene. Allora, abbiamo strutture del castello, che non abbiamo ancora, perché ovviamente si chiama Stronghold, quindi si potrà costruire il nostro castello, la nostra roccaforte. Strutture agricole, abbiamo la capanna del cacciatore, come sta la capanna del taglialegna. Abbiamo le strutture cittadine con la casupola, che è la dimora dei sudditi. Ogni casupola aggiunge 8 abitanti, quindi ci serve del legname. Il legname lo produciamo tagliando la legna. Quindi, piazziamo una casetta. Allora, intanto,
Questo è il palazzo sassone con le tasse, che possiamo vedere. È molto semplice, è un gioco old style, ovviamente. Vediamo un attimo se posso fare... Allora, questa è la capanna del cacciatore che metto qui, perché comunque lì c'è un cacciatore. Cioè, c'è della roba, insomma. Il taglialegna l'abbiamo appena messa, che questa qua sta tagliando la legna. Un messaggio dallo scrivano. Abbiamo trovato tracce di animali selvatici in questa zona. Sì, lo so. Ho messo un cacciatore. Apposta. Comunque, la mappa non è grandissima e ha dei, ovviamente degli adattamenti di grafica che arriva a un certo punto. Allora, il granaio l'abbiamo fatto. Ok. Adesso volevo dare un'occhiata. Questi sono i rapporti, quindi c'è la popolarità. Abbiamo il fattore della paura, quindi effetto sulla popolarità. Abbiamo la popolazione, che è cresciuta, adesso ovviamente abbiamo messo la casa, il cibo che abbiamo. Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Abbiamo l'esercito, che al momento non abbiamo, ci sono vari tipi di soldati e mezzi, puoi ricordare anche Age of Empires, le scorte, che al momento abbiamo solo legname, e basta. Qua sotto, vedete, abbiamo gli obiettivi, abbiamo fare carne 20 e legname. E qua abbiamo le nostre scorte, che è quello che cercavo. Praticamente non... allora, a noi manca cibo al momento, ma non... La capanna del cacciatore l'abbiamo messa lì, ma in realtà sì... No! Questo edificio è senza manodopera. No, no. Vorrei eliminarlo. I lavori si sono interrotti, mio signore. Mamma mia. Si sono interrotti. Questo edificio è attualmente operativo, mio signore. Oddio, uno lo possiamo tenere operativo, dai. Il problema è che vorrei demolirlo. Ah, ok. Premendo col tasto destro si può andare a vedere, eliminare tutti gli strutture, ma non serve a niente perché voglio capire dove... Ok, ho ruotato la visuale. Ok, siamo tornati normali. Allora, questa è una casa, 8 popolani. 16 su 16, ok, abbiamo la popolazione di 16 persone, che è il massimo, perché probabilmente 8 ce le offre questo e altre 8 queste. Quindi cosa stanno facendo tutti? Si stanno scaldando al fuoco, ok. No, voglio capire come siamo messi. Il cibo non ne abbiamo più, carne non ne abbiamo più, però sta arrivando, ne stanno portando altri, quindi io non so come si eliminano i cosi qui. Quindi, va bene, elimina, ok. Ok, elimino questo ed elimino anche questo. Perché voglio piazzare un altro capanna del cacciatore, ma in questa zona qui, possibilmente. Perché una l'ho messa lì, non c'è granché come... Lo mettiamo lì. Dovremmo avere, sì, popolazione. Voglio vedere anche quanto abbiamo di legname. 24, ok, il legname non manca. Però cavoli, sono qui, si stanno spostando, mannaggia, servirebbe una capanna del cacciatore anche qui. Boh, vediamo. I popolani stanno lasciando il castello. È il castello che non c'è, ovviamente, perché... Ah, ne ha lasciato uno. Ok, perché non c'è cibo. 5, sì, non riusciamo a produrre cibo. Non è rimasto molto, mio sire. Lo so, ma datevi da fare, insomma, bisogna impegnarsi un pochino. Taglia legna. Ok, no, ok, adesso stanno attaccando tutto il bestiame. E passano da qui, quindi magari potrebbe anche... Sì, me lo stai ripetendo da tre quarti d'ora. Capanno di caccia, torna con la preda, perfetto. Questo capanno di caccia torna con la preda e questo capanno di caccia torna con la preda, perfetto. Quindi siamo riusciti a fare un po' di cose. Vediamo. Vi dico, non so quanto possa essere moderno un gioco del genere, anche se è rimasterizzato, perché comunque ci sono scelte, diciamo, un po' più varie. Questo gioco è basato comunque sull'amministrazione delle risorse, ma anche poi sulla costruzione del castello. Ma vi dico che se siete degli appassionati nostalgici di Age of Empires o avete amato lo Stronghold e lo volete in chiave moderna, questo gioco è ottimo, perché in primis lo vedete a tutto schermo, magari non con i bordi, non rimpicciolito, con una grafica che comunque è decente.
Al tempo stesso, un Fates Frontier mi darebbe molta più soddisfazione a livello grafico, che il livello grafico non conta molto, ma in un gioco dove lo sviluppo e la progressione sono tutto, sono l'argomento principale, e vedere effettivamente un ambiente da incolto e trascurato, vederlo diventare una città fiorente, dà una non poca soddisfazione. Dobbiamo recuperare i rifornimenti. Ok, mi piacerebbe sapere, ma il castello non esiste. Comunque, intanto il cibo lo stiamo facendo adesso, a logica. Abbiamo 17 di carne, sì, stiamo andando abbastanza bene. Siamo riusciti a piazzare bene i... le... cibi. La carne, ok, no, la stiamo piazzando abbastanza bene, dai. Cittadini sono 4. Sono andati via tutti! Sì, stanno andando via tutti perché probabilmente ho fatto la cavolata io e ho aumentato la popolazione quando non avevamo cibo a sufficienza. Quindi, teoricamente, ho fatto una cavolata io. Io metterei anche un... un coso qua, di cacciatore. Lo so. Sono andati via. Ok, abbiamo superato il cibo, ok. Il legname però ci manca. Ma al tempo stesso il legname salirà a breve. Perfetto, il cibo c'è. Mamma mia che fatica, non è il mio gioco, mi sa. O perlomeno l'ho iniziato completamente a digiuno rispetto a quello che magari può essere un appassionato di questo titolo. Comunque stanno portando il legname, dovrebbe arrivare adesso il legname giusto e dovremmo battere, diciamo, l'obiettivo di missione. Ok, vittoria, infatti. Vittoria! No, apprezzo il doppiaggio in italiano che è stato mantenuto quello che già c'era. Infatti non sono voci nuove, non... Ok, abbiamo i due. Buon lavoro, non male per essere il tuo primo tentativo. No, oh no! Questo stupido ha creato il campo nel mezzo del sentiero di migrazione dei lupi. Bene, così gli uomini faranno un po' di pratica prima di combattere sul Esatto. Ora non mi resta che inviare uno scout. Va bene, dai, vediamo. Clicca per continuare. Missione 2, completare il forte. Giusto, perfetto. Va bene, dai, saltiamo, andiamo da Itti. Dobbiamo accumulare merci, carne 35 e completare il castello. Perfetto, tutorial. Le mura vengono selezionate categorie strutture del castello. Perfetto, per confermare... Ok, no. Sì. Posto di guardia, di legno, gli acceri, controllare le unità. Vediamo un po' gli acceri. Sono unità standard, non indossano corazze. Perfetto. Ci serve l'arco. Va bene, dai, proviamo. Ok, se qua hanno cominciato con noi. Mettiamo il granaio, lo mettiamo qui. E dobbiamo completare le mura, immagino. Quindi completa il castello. Ok, abbiamo gli acceri. Vedete che possiamo muoverli. Cosa che non si può fare in tutti i giochi. Vedete che li sto muovendo. E niente, adesso andiamo nelle costruzioni qui. Qua abbiamo il portale, no? Io direi di completare il muro. Lo facciamo così. Lo sto facendo storto. No. Ok, bene. Facciamo un altro portale qui. Ah, guardate quanti. Bellino. Serve del legname. Però... Ok, la rotazione con la, col tasto del mouse. Col tasto centrale. Sì, lo so che non basta il legname, mannaggia. Dobbiamo piazzare un... una taglialegna qui. Sì, è un castello piccolino, ma tra l'altro che cosa cavolo mi hanno fatto piazzare? Un portale. E l'ho messo il portale, ma serve del legname. Ah, non avevamo il legname, perfetto. Serve del legname. Infatti non me lo fa. Niente, dai, mettiamo, non si possono neanche aumentare i lavoratori, quindi metterò un altro capanno di legname qua. Serve del legname. Ah, non ho legname neanche per fare il legname, ok. Non piazzerò un'altra casa adesso. Però voglio vedere, ho 8 cittadini. Non devo avere il cibo abbastanza sufficiente per fare tutto, quindi dovrei mettere capanna del cacciatore. Serve del legname.
che lo metto qui. Le scorte di legname scarseggiano. Sì, ma lo porterà il legname prima o poi, no? Serve del legname. Credo. Serve del legname. Serve del legname. Va bene. Produzione di cibo granaio, sì. Sì, ma producete del legname, no? Adesso ci entrano i cervi, se li chiudiamo dentro abbiamo risolto il problema anche del cibo. Comunque no, bisogna finire le mura, servirà tantissimo legname. Anzi, il rischio è quello di doverlo ricominciare sta partita perché... No, beh, il legname sta arrivando. Adesso, la carne ne abbiamo ancora un po', ma vorrei piazzare altre cose prima. Tra cui il reperimento di cibo. Ok, lui sta portando il legname, comparirà al bancaletto qui. Vediamo quanto ne porta alla volta, a viaggio. 10, 12, non male. Ci piazziamo un... capanna del cacciatore, che mettiamo qui. E poi mettiamo un altro taglialegna qui. Così almeno abbiamo tutto quello che serve. La costruzione è immediata, quindi rispetto ad altri giochi non c'è l'attesa della gente che viene assegnata e va a fare il lavoro. Vengono costruiti istantaneamente. La gente viene assegnata in automatico, quindi qui inizieremo. Vedete che adesso ha già preso l'arco. Normalmente questo sarebbe tutto pixeloso nella sua versione normale. Non so dove stia andando, comunque... legname non ne abbiamo. Vediamo quanto mi serve per fare quella. Allora, la palizzata, ok. Ma per fare questo mi servono 10 di legname. Ok, niente da fare. Sì, ma sei un po'. Ma ci vorrebbe anche qualche dono. Cioè, se devi andare là e sono qui. E vabbè. Cosa sono? Lupi? No, sono cervi, no? Potevi cacciare anche quelli, eh. Vabbè, lì per forza andare lontano, ma va bene. Comunque abbiamo due di questi che stanno lavorando. Opzioni principali sono queste. Ok, non credo. I lupi sono in caccia, Sire. Sì, va bene. Perché abbiamo costruito il villaggio. Eccoli qua, i lupi. E quando i lupi cacciano è un po' un problema. Allora, intanto il cibo ne abbiamo 4. Dovremmo potenziare anche quello. Sì, poi ovviamente non è una partita libera, c'è anche quella, ma di base la storia, diciamo, è fatta a missioni, quindi c'è tutta la storia con la progressione. Ci stanno attaccando i lupi, ma noi abbiamo gli arcieri, quindi... Ok, quindi è carne gratis. Sì, vai, vai, vai! Ah, è salito. Il lupo è salito su. Ok. Siamo quasi senza cibo. Sì, lo so, lo so, lo so. Però abbiamo un sacco di legname. Quindi possiamo finire di costruire quello che ci serve. Allora, facciamo sto maledetto coso qui. Così. E mettiamo le mura qui. Quindi, tac, tac, vieni qui dritto. No! Mamma mia, ragazzi, che fastidio. E non so nemmeno se me lo restituiscono tutto questo consumo qui, ma non credo. Allora, intanto... Ok, il muro è completato. Ok. Credo che me lo dia completato. Infatti, il castello è completato. Adesso voglio vedere quanta legname. Sì, vediamo se riusciamo a fare un altro. Non taglia legna, ma un altro raccogli cibo che piazziamo qui. Sì, bene. Però non abbiamo la gente che è in grado di farlo. Ma forse un po' di cibo l'abbiamo preso. Non ho sentito. Cacciate però. Ok, il legno sta arrivando. Dovevo piazzare una porta anche qua, eh. Vediamo se si può piazzare posto di guardia. No. Una porta così.
Ah sì, me lo sovrappone. Mi costa 10 di legname. Io lo vuoto. Anche così. Vabbè, no, me l'ha messo, me l'ha messo. Perfetto. Tu chi sei? Ah no, non mi fa interagire. Mario Violi. Vabbè. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Nessuna tassa. Al momento è così. Diventerà tutto molto più complicato poi andando avanti. Questo è il Lord, ma non abbiamo modo di agire con lui. Buongiorno, mio signore. Antonio Guzzi, il taglialegna, è diretto al lavoro. Buongiorno. Cibo non ne abbiamo, quindi inizierà ad andare via la gente, sono già sicuro. A parte che ne stanno portando dentro un bel po', quindi forse arriverà adesso. Dobbiamo arrivare a carne 35. La popolarità sta calando. Lo so. Non ci sono tasse, ma non c'è neanche cibo. Quindi adesso che abbiamo completato il fortino, secondo me dovremmo eliminare uno di questi. E fare un altro capanno del cacciatore e metterlo qui per forza. Un messaggio dallo scrivano. Ecco che arrivano di nuovo, Sire. Non abbiamo neanche edifici militari, quindi dobbiamo stare attenti. I lupi sono qui, stanno per arrivare di nuovo, inseguendo tutti. Beh, intanto abbiamo i cacciatori che stanno già attaccando i lupi. Quindi abbiamo creato una bella zona qua dove Lupi già stanno eventualmente difendiamo i attaccando, lupi. signore. Ok, ottimo, però ne stanno arrivando tre dall'alto. Tra l'altro è morto un cittadino. È morto il cacciatore. È morto Antonio Guzzi. Purtroppo lo ricorderemo così. Tra l'altro, la cosa che non capisco è morto il cacciatore, ma la popolazione resta quella. Quindi probabilmente, non lo so, vengono o impiazzati o non lo so. Perché il cacciatore è morto. Vabbè, intanto abbiamo un botto di cibo che in teoria potremmo prenderci i lupi e mangiarci i lupi. Ma cosa che non stiamo facendo perché dovremmo mettere anche una postazione qua di difesa. Comunque vedete che noi abbiamo gli arcieri, non abbiamo modo di cambiarli. Cioè posso spostarne uno io Immediatamente. e posso mettere un arciere dall'altra parte, cosa che sta facendo e sta andando là. Però intanto cibo 10, ne dobbiamo fare 35, quindi speriamo di arrivare a breve a farlo. Vediamo intanto com'è la situazione, sì. Cioè, mettete un trita tutto qui e passano e lo otteniamo, insomma, otteniamo tutta la carne che ci serve. Questo non so cosa sia il cartello, vediamo un po'. Cartelli ti segnalano dove le forze nemiche fanno il loro ingresso nella mappa. Se possibile cerca di costruire vicino. Ah, ok. La tua popolarità sta crescendo. Beh. Dai, che aumentiamo anche il cibo, perché il cibo scende perché viene consumato. E quindi dobbiamo creare un bel introito di cibo. Sì, stanno tornando tutti praticamente con la preda. È stato appena depositato del cibo. Io quasi quasi ci piazzo un altro taglialegna, un altro cacciatore. Qui. Cioè, voglio dire. Guarda, sono dentro. Chiudete la porta, abbiamo il cibo. Scusate, ma se io prendo Arcieri lui. pronti, frecce pronte. Pronti a tirare. Cioè, devo attaccare manualmente? Perché sennò non ce la facciamo. Bellino Il mio che arco è vostro. sciogli pattuglia stop. Ok, poi dovremo anche pattugliare, quindi diventa un po' più complicato il gioco. Cioè, in questo gameplay non abbiamo visto nulla, insomma, abbiamo visto le basi del gioco che potrebbe ispirarvi. Il gioco ha un prezzo assolutamente onesto, perché comunque meno di 15 euro, 14,70 euro, 14,50 euro, insomma, quella fascia lì. Offerta lancio è a 13, quindi 1 euro in meno, forse un 10% in meno. E è onesto, secondo me è onesto. Non è una nuova IP, insomma, però. Tanto pian piano stiamo aggiungendo 35 di cibo, anche se la vedo dura. E piazzerei un altro anche qua dentro.
Aspetta, non posso metterlo qui. Qui non è possibile, mio signore. Mettilo lì, no? Non abbiamo gente che ci lavora, è vero. Però sto tizio qui lo demoliamo e lo mandiamo là dentro. No, forse no, c'è chi ci sta lavorando qua. Sì. 21, dai, sta andando bene. Pian piano, anche il legname credo stia aumentando. No, 24, non c'è più nessuno che taglia. Comunque gli alberi vanno giù, piano piano. Diciamo che il mio metro di paragone non c'entra nulla, ma Far Test Frontier ha un aspetto molto più, diciamo, devastante a livello di ambiente, perché comunque gli alberi vanno giù, l'erba cambia, però questo è un gioco di 20 anni fa, quindi ci sta. Questo è il Lord, siamo noi, che è fuori che... Questo cazzeggio... Ah, l'ho mandato fuori io, sono un bambo. Ok, no, lo rimando su. Infatti è andato lì a dirgli, ma quindi... No, lo rimando su, uno l'ho messo di là, ma in realtà i nemici non arrivano da qui, quindi dovrei rispostarlo da questa. Quindi ahi, seleziono lui, poi compare la freccettina, clicco col destro, lo mando su. Perfetto, dai. Cibo 29, dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, dobbiamo arrivare a 35 e finiamo anche questa missione. Eccolo che arriva. Questo è... Qui sta lavorando. Quello porta il legname, quindi a 24 dovremmo salire. Beh, non è che non ha aumentato il legname, ma abbiamo costruito, quindi giustamente... Ok, 33 e il legname ne abbiamo un 24, 36, 12 ogni viaggio, ok. Il prossimo trasporto di carne dovrebbe farci completare la missione, infatti, ok, abbiamo vinto. E quindi siamo, calcoliamo che abbiamo un punteggio, abbiamo un record da battere se abbiamo già giocato, ma soprattutto sono 21 missioni che ci porteranno alla crescita del nostro territorio. Infatti ci stiamo spostando a sud della Sardegna. Sterminare i lupi, quindi un altro obiettivo che dobbiamo fare, quindi siamo qui, dobbiamo posizionare una fortezza, il solito palazzo, con la possibilità poi di costruzione delle mura. Posizionare il granaio, sì, queste sono fondamentali come cose, e poi si può iniziare, quindi abbiamo la fortezza, abbiamo la caserma che ci fa reclutare le truppe, l'armeria. Il deposito delle armi che ci fa produrre le armi e poi ci farà anche con la produzione delle armi la fabbricazione di unità da combattimento. Quindi tecnicamente qui abbiamo l'officina dell'arciere, produce gli archi e le balestre, credo. Vediamo un attimo, io piazzo la caserma in legno, la metto qui e qui posso andare a produrre l'arciere. Costa soldi, soldi, soldi. Ok, i soldi sono qua, li abbiamo visti prima, quindi... E armi, eh sì, quindi bisogna produrre le armi e i soldati. Mi ricorda anche un po' The Settlers, questa cosa, gioco che ho amato veramente, veramente tanto, l'avevo su Ubisoft, l'avevo preso ai tempi, è bellissimo. Adesso è introvabile quel gioco, Settlers l'ultimo, non l'online ovviamente. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Stronghold, questa versione rimasterizzata, con la grafica più bella. Qua, in questa missione, dobbiamo produrre unità militari per andare a battere i lupi, ma insomma, noi ci fermiamo qui, attendo il vostro parere trepidante sul gioco. Alla prossima e ciao ciao!